Stavai Procriacensa. La presa dei monogami è un fatto che pensiamo. Quindi noi ringraziamo il sindaco per portare il saluto e dopo cominciamo. Il sindaco Ricci e siamo contenti di trovarle, o se ogni tanto dicesse delle cose in sinistra sarebbe meglio. Bisogna capire bene che cosa vuole dire cose di sinistra. Io penso di dirle tutti i giorni, soprattutto di farle anche, quindi, però esatto, sono accerchiato, quindi va bene. No, grazie innanzitutto per l'invito, grazie molto a Monio Vadia per la presenza qua a Granarolo, è un onore per la nostra comunità avere un uomo di cultura, di spessore, di grande capacità e anche di grande stimolo per il vostro incontro, per il vostro momento di confronto. Da parte mia il saluto è un saluto che ovviamente vuole essere anche un grande in bocca al lupo per la festa. Verrò stasera con l'iniziativa per le lavoratrici della Perla, quindi sarò all'incontro della serata e cercherò di rappresentare quelli che sono i sentimenti di vicinanza della comunità di Granarolo ai lavoratori e alle lavoratrici di un gruppo importante come quello della Perla. E oggi vi auguro davvero un buon lavoro e un confronto che sicuramente sarà interessante e soprattutto sarà molto stimolante con Monio Vadia. Grazie a tutti. Grazie sindaco. Sindaco, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Bene, lascio il microfono a Monio. Faccio una piccola riflessione sulla parola compagno. Non so se voi ricordate quel momento in cui l'unità era stata tolta dalle bacheche della Fiat, insomma c'è stato questo momento, hanno tolto l'unità. Ebbene, poi ci fu una lotta e furono rimesse. Allora per festeggiare ci troviamo in tanti compagni e c'era anche Pierluigi Bersani. Allora io dissi, proprio parlai della parola compagno. I socialdemocratici, prima di diventare questo partito di centrodestra che sono diventati anche in Germania, usavano la parola compagno. Si chiamavano anche i socialisti, i socialdemocratici, compagno. Perché questa parola è bella? E non c'è nessuna ragione di associarla magari a momenti che vorremmo non fossero mai accaduti nella storia della sinistra. Ma perché? Perché la parola è di origine cristiana, cum panis, è la persona con cui spezzi il pane. Ma il movimento operaio, nel suo sviluppo, nelle sue lotte, nella sua vicenda straordinaria, ha, diciamo, dato un nuovo orientamento a questa parola, cioè compagno è quello con cui spezzi il pane della giustizia sociale. Questo è compagno. Io dissi allora a Pierluigi, che conosco, gli dissi: vedi, io ho degli amici carissimi e gente che se avessi bisogno di un rene me lo darebbe, ma non sono miei compagni perché non hanno spezzato con me il pane delle lotte sociali. Quindi è una parola bellissima, no? Invece uno pensa che debba essere per forza legata a Stalin e a quel periodo. Non è vero, è una parola che precede lo stalinismo e continua dopo Stalin. Quindi noi continueremo a chiamarci compagni. Ebbene, vedete, ieri ho partecipato a Firenze a un convegno intitolato La nostra casa brucia. Leggo diversi studi e ho l'abitudine
per non essere tacciato di faziosità, di leggere studi soprattutto di studiosi statunitensi, inglesi, quindi di scuola anglosassone, o francesi anche. Ebbene, alcuni studiosi di quei paesi, a partire da un maestro leggendario, Noam Chomsky, chiamano gli Stati Uniti e Israele stati terroristi, senza avere paura. Quindi non è che immediatamente voi, no, questo è detto da studiosi di primo ordine, anche da professori dell'Università di Princeton, parliamo della più, forse la più prestigiosa università del mondo. Ebbene, ieri leggevo un articolo sul Fatto Quotidiano in cui si parlava di uno di questi studiosi che dice: noi siamo già nella terza guerra mondiale, non solo il pontefice aveva detto a pezzi, ma è possibile che noi vedremo, magari non generalizzata, ma che noi si debba vedere l'emergere di una guerra nucleare. Allora, dove, che cosa è successo a questo mondo? È successo qualcosa su quale noi non ci soffermiamo. Guardate, io ho cominciato la mia militanza con la CGIL, avevo 14 anni e sono rimasto allo stesso posto. Ho mantenuto i miei valori e i miei principi, primo fra i quali per me non c'è la libertà ma l'uguaglianza, perché la libertà è tale solo se ne parliamo fra uomini uguali, se no diventa l'arbitrio dei potenti, come ha dimostrato Berlusconi, che non faceva altro che parlare di libertà, ma la parola uguaglianza non gli è mai comparsa. Io dico, così facendola un po' fuori dal vaso, che è stato un errore dei rivoluzionari francesi nell'enunciare la triade mettere prima liberté. Io avrei messo égalité, liberté, fraternité. Va bene, ma detto questo, quello che sta succedendo è il crepuscolo dell'impero americano. Noam Chomsky ha fatto una bellissima conferenza di un'ora che c'è su YouTube, la fine dell'impero americano. Ma essendo gli americani un paese costruito sulle ossa di un genocidio e poi sviluppato su guerre successive, su un imperialismo sistematico, perché dopo aver sterminato i nativi, anzi, la parola è sbagliata, ho capito, allora noi ci vergogniamo adesso a dire indiani, che invece è la denominazione giusta, perché quando Colombo arrivò vide queste creature e disse che erano indios, indio, da lì viene indiano, perché a quei tempi l'India non si chiamava India ma Hindustan, l'ho saputo da uno storico statunitense, quindi la parola indiano è corretta. Nativo è scorretta, perché gli indiani d'America non sono nati lì, cioè non sono venuti fuori dalla terra, ma sono arrivati dall'Asia attraverso lo stretto di Bering, qualche secolo prima che arrivassero i colonialisti bianchi. Va bene. Stati senza guerre, mi sembra che sia questa una dichiarazione del presidente Jimmy Carter, solo 16 anni in tutta la loro storia. Tenete conto che subito dopo lo sterminio dei i nativi americani, anzi contemporaneamente, hanno espresso la dottrina del presidente Monroe 1823, che disse: il Centro America è il giardino di casa nostra. Chi è che gliel'ha detto?
autoreferenzialmente. E quindi voi sapete le vicende del Centro America, compreso quella di Noriega, che era anche uno spacciatore di droga. Ma sapete, la CIA ha un modo di dire che è questo: he's son of a bitch, but he's our son of a bitch. È un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana, allora va bene. Quindi qualsiasi criminale sia loro alleato, lì non si discute. Tenete conto che poi c'è stata la guerra con la Spagna. Approfittando di quella guerra, l'attenzione si è rivolta al Sud America. E anche è stato l'inizio del cammino imperialista in Asia, perché le Filippine erano colonia spagnola e siccome avevano sconfitto la Spagna sono andati a occupare le Filippine. E da lì è cominciato. Gli Stati Uniti d'America poi, nel 1918-19, invasero insieme a altri 12 paesi capitalisti, Giappone, Francia, Inghilterra, Italia, invasero la appena nata Unione Sovietica, perché nel 1918, dopo che era stata costituita l'Unione Sovietica, ci fu la guerra, la cosiddetta guerra civile, come la chiamano anche i russi, Гражданская война. Le forze dello zar si mossero per distruggere l'Unione Sovietica e ripristinare il potere dello zar. Questi 13 paesi capitalisti vennero in soccorso dello zar con le loro truppe, senza mai dichiarare guerra all'Unione Sovietica. Un'altra delle guerre per la democrazia degli americani. Va bene, allora, e se voi vedete, prendete questo libro, c'è del Marcio in Occidente del professor Pier Giorgio Di Freddi, guardate solo le cartine, vedete dove sono. Naturalmente, se per caso lo zar si fosse ripristinato, gli americani avrebbero messo le loro grinfie lì subito. Ma i sovietici avevano un genio militare che è bene che noi cominciamo a ricordare. Si chiamava Trotsky, mise in piedi l'Armata Rossa in 3 settimane e sbaragliò tutti i nemici dell'Unione Sovietica, tranne sul fronte polacco dove dovette ripiegare. Tenete conto che Stalin, quando cacciò Trotsky dall'Unione Sovietica, gli mandò in esilio $1,500 per i servizi resi alla rivoluzione. Quindi grande errore quello di avere scotomizzato la figura di Trotsky, che è stato un grandissimo rivoluzionario e anche un grande stratega, pur essendo uno che sulla carta non doveva saperne niente, però 3 settimane per mettere in piedi l'Armata Rossa. Ebbene, ma questo è una piccola cosa a latere. Allora da quel momento in avanti gli Stati Uniti sviluppano un antisovietismo e poi una russofobia di proporzioni. C'erano degli interi istituti che si occupavano di seminare le menzogne nei confronti dei sovietici e poi dei russi. Io parlo russo, c'è da Pietroburgo, sono stato il 10, l'11, il 12, il 13 a un convegno delle culture riunite. Il 9 di maggio di quest'anno ho celebrato la vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti all'ambasciata russa con canzoni russe dell'epoca, sovietiche, e poesia dei grandi poeti russi, Pasternak, Akhmatov, eccetera. Cosa che continuerò a fare. Ebbene, nella loro convinzione di impianto religioso fanatico, gli americani si sono raccontati la storia che quella terra, gli Stati Uniti d'America, erano destinati a loro. C'è una cosa che si chiama
The Manifest Destiny. Era proprio, loro dicono, Dio ce l'ha data a noi. E qui capite questo ponte con gli israeliani. Io, d'ora in avanti, dovessi trovarmi anche all'ONU, dirò, prego di non citare Dio fino a quando non lo si troverà e non lo si chiamerà a testimoniare in tribunale. Perché se no anch'io posso dire, mi sveglio una mattina e dico, Dio mi ha detto che io sono l'imperatore del mondo, non rompete i coglioni, vi dico io cosa dovete fare. Non è accettabile questa cosa. Sto anche facendo una battaglia personale, lo dicevo prima ai compagni, perché se cessi di chiamare Israele lo Stato ebraico, Israele è lo Stato sionista, non lo Stato ebraico. Siamo centinaia di migliaia di ebrei fuori da Israele, non siamo sionisti, anzi siamo antisionisti. E io ci tengo alla mia identità ebraica, però alla mia identità ebraica. Il sionismo è un'ideologia colonialista, razzista, segregazionista, con la quale io non voglio avere nulla a che fare. Anche se mi dicessero voi essere seppellito nella terra dei miei padri, direi col cazzo. Io quando sarò seppellito, non mi dispiacerà essere seppellito da ebreo, ma voglio che mi suonino l'internazionale e mettano sulla mia bara una bandiera rossa. Allora, vedete, gli americani, con l'emergenza della superpotenza cinese, sentono che il loro momento è venuto. E allora, come tutti gli organismi viventi, nel momento in cui sentono che stanno declinando, danno colpi di coda terribili e pericolosissimi. Perché? Noi manifestiamo e continueremo a farlo, purtroppo serviamo a poco, però dobbiamo tenere la nostra posizione e formare le nuove generazioni. Quindi è nostro dovere fare quello che facciamo. Io sono tutte le manifestazioni, dove mi chiamano io vado. Ma quello che deve interessarci sono i BRICS, la formarsi di un blocco che si contrapponga agli Stati Uniti con delle possibilità di metterli al loro posto. Sono Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, adesso hanno fatto richiesta l'Arabia Saudita, che ha smesso l'accordo dollaro-petrolio. Finito. Non è poco, guardate. Poi hanno chiesto i turchi, stanno chiedendo altri africani, e sono la maggior parte del mondo, guarda guarda. Per questo dicono la civiltà, cioè perché sono razzisti. L'Occidente è ancora colonialista e razzista, quel vizio lì non gli è andato via. Allora, se i BRICS riescono a costituirsi come identità e fanno una moneta loro, ciao ciao dollaro. E se il dollaro ha dato l'egemonia agli Stati Uniti, gli ha fatto fare guadagni paurosi l'essere la moneta delle transazioni internazionali. Se finisce quello, il tenore di vita degli americani si abbasserà. E allora non avranno tempo di andare a rompere i coglioni fuori. Dovranno occuparsi di casa loro, perché è possibile che si trovino di fronte a una guerra civile. Perché negli Stati Uniti ci sono più armi che fili d'erba. Quindi se tutta la banda dei trampiani si incazza, quelli sparano, con fucili mitragliatori d'assalto, mitragliatrici. Bene, allora al tempo stesso questo declino degli Stati Uniti è molto pericoloso per le ragioni che vi esponevo prima. Naturalmente finirebbe anche l'orrore dell'arroganza sionista, colonialista e razzista, perché senza gli Stati Uniti d'America. Infatti, se un giorno
saranno portati in un tribunale dell'umanità per i loro crimini, i sionisti saranno insieme agli Stati Uniti d'America. Senza gli Stati Uniti d'America non avrebbero mai potuto avere non quello che loro dicono il diritto a difendersi, ma il diritto all'impunità qualsiasi cosa facciano. Questo hanno garantito gli Stati Uniti d'America. E non vi illudete, da questo punto di vista Kamala Harris o Trump non cambia niente. C'era uno solo che poteva cambiare, Bernie Sanders, perché è un vecchio socialista dei socialisti di un tempo, che non si vergogna di dire che è un socialista, che è uno che quando c'è stato la guerra, lo dico apertamente, scatenata dalla NATO contro la Federazione Russa, perché persino De Luca, il governatore, ha detto: ma cosa vi aspettavate mettendogli tutte le armi intorno, che non succedesse niente? E poi con quella faccia da culo di dire: ah, ma noi lo facciamo per la sicurezza. A tutti hanno diritto alla sicurezza, gli russi no? Cioè, guardate, è una roba. È chiaro, questa cosa non la dice il solo Monio Vadi. L'hanno detta anche autorevoli studiosi statunitensi, come il professor Stephen A. Cohen dell'Università di Princeton, professore di storia russa. Basta conoscere, ma non solo. Nel 1996 ci fu una cordata di politici americani, erano dentro politici molto autorevoli, diciamo ci fosse George Kennan, che scrissero la lettera a Clinton per dire: non allargate la NATO, sarà una catastrofe epocale. Vi dico chi ha firmato quella lettera, fra gli altri: Robert McNamara, l'ex ministro della difesa di quello che bombardava il Vietnam. Solo che dopo questa terribile storia McNamara ha fatto un percorso di presa di coscienza degli orrori che aveva commesso e firmò quella lettera. Questo per dirvi che ogni volta cercano di zittirti. Vabbè. Allora, e al contrario, quella guerra, se verrà eletto Trump, finirà. Perché Trump è matto dalle gare, però io ho visto una serie di interviste, andate su YouTube, vedete le cose veramente interessanti. Un giornalista gli chiede: ma presidente, lei vuole che vinca l'Ucraina o la Russia? E lui ha risposto: voglio che smettano di ammazzarsi. Trump, Kamala Harris non avrebbe mai dato una risposta del genere. Quindi quelli come certi sedicenti di sinistra che credono di essere di sinistra perché stanno con i democratici americani. I democratici americani sono molto più guerrafondai dei repubblicani, perché i repubblicani sono più isolazionisti, se non altro per questo. Allora, per Israele, per la storia invece di Israele, dubito che cambierà, perché Trump è stato quello che ha spostato la capitale americana a Gerusalemme, che 90% dei paesi del mondo non riconosce, perché non riconosce l'occupazione dei territori, chiama terre occupate. Gli israeliani, con operazioni tipiche loro di elaborazione di una micidiale declinazione di propaganda e menzogne, hanno cominciato a chiamarle terre contese. E sapete come? Dicendo che l'intimazione dell'ONU, la 242, non è ritirarsi dalle terre occupate, ma da terre occupate. Naturalmente queste sono le definizioni in inglese, ma se voi avete modo di leggere, di conoscere l'arabo e l'ebraico, no. Ma ci sono altre cose interessanti. Ci sono alcuni israeliani, di fronte ai quali bisogna togliersi il cappello perché hanno un coraggio. Cominciamo col citare Mirko Peled, figlio di un generale israeliano, il quale dice apertamente nelle sue conferenze, vive fuori ovviamente, dice: non c'è mai stato un sionismo buono.
anche i laburisti lo facevano in modo più garbato, ma l'intento era quello di espellere i palestinesi, da sempre. Il partito a cui appartiene Netanyahu, vedetelo, dicevo prima ai compagni, ci sono state due linee del sionismo. Una era la linea laburista, diciamo socialista, erano i Ben Gurion, Golda Meir, Levi Eshkol, insomma tutta quell'area lì. L'altra era l'area revisionista, e questo è il modo corretto per chiamare. Chi sono i sionisti revisionisti? Fascisti, punto. Perché loro da sempre hanno detto tutta la Palestina mandataria deve essere per lo Stato di Israele. E volevano in passato anche la Transgiordania, cioè l'attuale Giordania, e il nord del Libano fino al fiume Litani, con la storia della terra biblica. Io ogni volta che becco uno che mi rompe il cazzo con la storia della terra biblica, che non, dico, scusami, perché avete voluto la risoluzione dell'ONU? Perché? Potevate arrivare dicendo se l'ha data Dio. Invece loro l'hanno voluta la risoluzione dell'ONU, i sionisti. Perché? Ebbene, quindi barano, giocano sporchissimo, anche perché, per dirvi cosa dice Dio nella Bibbia, io non sono credente, però c'è un versetto del Levitico, che è uno dei miei preferiti, perché io l'ho studiata, la Bibbia l'ho studiata in ebraico, dove Dio, dice la Bibbia, il biblista, parla agli ebrei in occasione dello stabilimento del giubileo. Il giubileo era una specie di rivoluzione socialista, cioè tutte le proprietà incrementali di terra venivano azzerate e la terra veniva redistribuita. E allora l'annuncio del divino è questo, in ebraico ve lo dico, dice stabilirai il giubileo ogni 50 anni e poi dice Haaretz lo timacher litzmitut, la terra non verrà venduta in perpetuità, chi li haaretz, perché la terra è mia. La terra santa non è la terra degli uomini, è la terra di Dio. E poi prosegue dicendo voi vi abiterete come stranieri soggiornanti, gerim toshavim, insieme allo straniero che godrà dei vostri stessi statuti. Ricordatevi che foste stranieri in terra d'Egitto. Io sono il Signore. E poi chiude il versetto, il mio pezzo, perché quello lo amo alla follia, e spiega perché ha detto le cose di prima. E dice, perché voi tutti, cioè ebrei, davanti a me siete solo stranieri soggiornanti. Un brillante traduttore protestante ha tradotto in italiano, perché davanti a me voi siete solo tutti metici avventizi. Altro che proprietà della terra. La terra è la terra di Dio. Puoi abitarla, ma ricordati che non è tua. Allora vi dico i trucchi degli ermeneuti sionisti. La parola straniero nell'ebraico biblico è la parola ger, che viene dal verbo lagur, risiedere. Allora, e ger vuol dire anche quindi residente, ma ha un altro significato anche, convertito. Loro dicono che Dio intende parlare dei convertiti. No, secondo me, perché subito dopo arriva ricordatevi che foste stranieri in terra d'Egitto, gli ebrei non erano convertiti, erano stranieri, schiavi. Quindi, secondo me, la mia interpretazione è ti ho fatto capire cosa vuol dire essere straniero schiavo perché tu impari a vivere da straniero, anche a casa tua. Perché noi saremo in pace, questo vale per tutti, noi saremo in pace solo quando vivremo da stranieri fra gli stranieri. Finché ci sarà il nazionalismo non ci sarà pace. Il nazionalismo è la più grande pestilenza della storia dell'umanità. In Europa si è regalato due guerre mondiali e ci sta regalando anche
sapete, la Russia cristiana, che viene chiamata in Russia Rus, è nata nel Principato di Kiev. I russi e gli ucraini hanno una storia comune. Io ho avuto 6 ballerini ucraini in compagnia in un musical che ho messo in scena. Non li ho mai sentiti dire una sola parola in ucraino. Io russo lo parlo, ucraino no, ma io passavo ogni tanto, sento regge, magari loro erano nei loro camerini chiusi, sentivo parlare sempre e solo in russo. Parlavano anche l'ucraino, che è, diciamo, una lingua slava che si colloca fra il russo e il polacco, un po' come tipo di... Va bene, è una lingua da pure. Però loro parlavano solo in russo. Poi io, quando è scoppiata la guerra, ho ospitato 3 profughi ucraini a casa mia, sono stati 8 mesi. Perché io sto col popolo ucraino, ma impiccherei Zelensky a un palo. Perché è un pupo degli americani e tutti quei morti andranno messi in conto a lui. Bene, ora io sto sempre con gli ultimi, con i feriti, insomma hanno subito una tragedia, erano 3 donne, una nonna, una mamma e una nipote, cioè la famiglia. Sandra, la nipote 15 anni, una ragazza di un'intelligenza, lei, nata dopo la fine dell'Unione Sovietica, parlava uno smagliante russo lingua madre. Allora, ho suonato con un pianista ucraino e quando io gli ho chiesto in russo, lui di Kiev, genitori di Kiev, gli ho detto, come si chiama Gavarice? Doma, che lingua parlate a casa? Gavarin Paruschi? Tutti, Zelensky è nato parlando russo, l'ha dovuto studiare l'ucraino. Di cosa stiamo parlando? L'Ucraina nasce perché Lenin decide che ci sia nell'Unione Sovietica una Repubblica Ucraina. Prima non c'era. Era, come lo definisce quello scrittore grandissimo sovietico, il meridione russo. Di Odessa dice questa incantata città del meridione russo. Detto questo, cosa ne sanno gli americani, a parte gli studiosi? Niente, niente. Una volta conobbi un avvocato liberal di New York, era un uomo di grande cultura, raffinato, con una moglie cinese, gallerista, insomma, una coppia di quelle da jet set, insomma, molto, anche molto belli tutte e due. E allora, chiacchierando con lui, gli ho detto, sa, è una cosa molto spiacevole, perché tutte le volte che noi critichiamo la politica degli Stati Uniti d'America, veniamo tacciati di essere anti-americani. Io non sono anti-americano. Io sono contro la politica imperialista criminale dei governi degli Stati Uniti. E lui mi ha sorriso e mi ha detto, ma non si faccia un crucio, caro amico. Oggi essere anti-americani è un dovere civile. Americano di New York. Capite? Penso come lei anch'io, va bene, e dunque questa roba degli anti-americani è è uno strumento di intimidazione contro chi critica. Questo avvocato mi disse, ma lei lo sa quanti americani hanno il passaporto? Io dico, ma l'ho detto buttato lì, lo so, 35-40%, mi ha detto 17%. Perché non sanno neanche dove sta il resto del mondo. Per cui se gli racconti che ci sono i cannibali, ci credono. Allora, i russi sono una popolazione di una bellezza sconfinata. Popolazione che ha sofferto, Dio solo sa quanto. Tenete conto che i sovietici hanno avuto 27 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale, di cui 12 milioni russi. E badate, io conosco molto bene quella vicenda, non avete idea di cos'è stato l'eroismo dei russi.
e al di là, neanche il film più retorico lo può raccontare. Bene, tenete conto che Hitler contro i sovietici voleva schiavizzare i popoli sovietici, ma i russi li voleva sterminare tutti. È stata una guerra di sterminio totale. Abbiamo un giorno del ricordo per i russi? Della memoria? Niente. Io lo sto istituendo. Io andrò da Putin un giorno e gli dico: presidente, devi istituire il giorno della memoria del popolo russo. Te lo dico io come ebreo che lo devi fare. Bene, quindi la parola contro i russi è esattamente come, cioè che quando ti dicono anti-americano è come quando ti dicono antisemita, perché credi che Netanyahu? Io ho già minacciato qualcuno, guarda, non venimmelo a dire vicino perché ti taglio la gola. Tu a me non dici antisemita. Perché ricordati che gli ebrei sterminati erano ebrei della diaspora, non erano israeliani. È vero che gli ebrei israeliani sono andati, molti che hanno subito, però comunque erano ebrei della diaspora. Erano ebrei come me. E fra quegli ebrei, ricordati, c'erano un sacco di persone che del sionismo non volevano sapere niente, e la sirena sionista non attrasse gli ebrei quando nacque, perché in Russia c'erano i pogrom dello zar, ma malgrado, e molti ebrei emigrarono, scapparono, ma 40.000 subirono il fascino della sirena sionista, ma 2.5 milioni emigrarono nelle Americhe. Il sionismo ha vinto solo perché c'è stata la Shoah, se no gli ebrei se ne sarebbero stati dove stavano, perché non è il nazionalismo non è una dimensione ebraica, secondo me, ma è secondo, io ho parlato anche con rabbini studiosi, la vera casa dell'ebreo è l'esilio, perché vi ho detto quel verso: costruiamo un mondo di stranieri fra gli stranieri e saremo in pace. Ora veniamo a Israele in questa guerra, terza guerra mondiale già iniziante. Gli israeliani che governano oggi e da 20 anni sono dei fascisti, non c'è altra parola per definirli in italiano. Il sionismo revisionista, cioè dei fascisti, aveva anche un lato non molto distante dai nazisti, si chiamava la banda Stern, o anche Lehi era il loro nome, ammazzavano anche gli ebrei di Israele, quelli che con cui non erano d'accordo, assassinarono il conte Bernadotte che era venuto per cercare di mettere pace. Insomma, è una storia che va conosciuta nella sua articolazione e nella sua complessità. E anche nella sua origine. L'origine del sionismo è stato il caso Dreyfus, la grande campagna antisemita che scoppiò in Francia e che fece pensare a un ebreo austriaco di origine ungherese, Theodor Herzl, che era andato, mandato dal suo giornale di Neue Presse a seguire il caso Dreyfus. Lui vede questo, si era scatenata una campagna antisemita di proporzioni inenarrabili, se leggete vedrete, solo perché un capitano ebreo dell'esercito francese, uno, era stato sospettato di aver venduto segreti militari ai tedeschi, e non era vero, fu poi assolto. Allora Herzl pensò, dice, se una cosa così può scatenare nel paese più civile, quello della rivoluzione francese, dei diritti dell'uomo, una campagna antisemita, vuol dire che per noi non c'è posto qui. E da lì nacque l'idea di uno Stato ebraico. E però i primi paesi a cui si pensò non fu la Palestina mandataria, ma l'Uganda, il Suriname, il Madagascar. Queste furono le idee, e poi però dice, ma con lì abbiamo avuto un qualche legame 3.000 anni fa. Io credo che ci siano più ebrei di discendenza biblica fra i palestinesi che fra gli israeliani, secondo me, perché gli ebrei se ne andarono e cos'è successo in 2.000 anni? Fra violenze carnali, fra a uma
con i non ebrei, guardate me che cosa ho io dell'ebreo biblico. Zero. Io ho una faccia di impianto slavo e bizantino, sono nato in Bulgaria, i miei, avevo parenti da una parte, dalla parte di mia madre ebrei serbi e dalla parte di mio padre ebrei greci e turchi. E si vede. Allora, purtroppo il razzismo idiota è stato quello che ha cominciato a far credere a queste cose. Dunque, l'ideologia sionista si è costruita su mitologemi. Questa cosa, siamo stati qui 3.000 anni fa. Cioè, è tutta da provare, ma quand'anche era una roba come se noi italiani dicessimo, noi avevamo l'impero romano, cazzo, eravamo anche in Giudea, andate fuori dai coglioni, voi ce la riprendiamo noi. Sono proprio stupidaggini e bisogna reagire in modo vibrante a questo. Bisogna, per esempio, io ho scritto in un mio librino che si intitola Il coniglio Hitler e il cilindro del demagogo, perché sapete che ogni volta Saddam Hussein Hitler, Gheddafi Hitler, e allora ho scritto per chiarire due, che Hitler poteva essere fermato almeno 50 volte, solo che non lo volevano fermare perché lo desideravano ardentemente. Non credo per sterminare gli ebrei, magari anche quello, però soprattutto per cancellare l'Unione Sovietica, perché l'aveva scritto nel Mein Kampf, qual era il suo obiettivo? Si chiamava in tedesco Drang nach Osten, cioè la marcia verso est. E allora, voi sapete, se non fosse stato per Churchill era un grande figlio di puttana, però era anche un genio, era veramente un genio. E Halifax, Chamberlain, la parte più importante di cosa voleva, l'accordo separato con Hitler, poco dopo che era cominciata la guerra. Fu Churchill che disse no, perché capì, e disse noi combatteremo da ogni strada, da ogni sponda, da... e su questo, anche se Churchill era un anticomunista, però in quello, e la fortuna è stata che invece Roosevelt si fidava dei sovietici, è stato l'unico americano che si fidasse dei sovietici, aveva un buon rapporto, persino con Stalin, non lo guardava. Gli americani, bisogna dare atto, mandarono armi ai sovietici, aiuti, questo, sotto Roosevelt, con Truman già, era già finito, il nemico era diventato la Russia. Infatti il suo segretario di Stato, Allen Foster Dulles, salvò dal processo di Norimberga 250.000 SS ucraine, perché... la sua idea, questi ci possono venire buoni. Allora è uscito questo Netanyahu con la sua banda di fascisti e di fanatici religiosi, fanatici come, esattamente come quelli che gridano facendosi saltare in alto Allahu Akbar, che peraltro è un'espressione molto, molto nea, vuol dire solo Dio è grande. E quando si salutano, dire Allahu Akbar è come dire sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Non è vero. Però i terroristi cosa ne fanno? Un'arma, e credetemi, io il Corano l'ho un po' studiato, ho avuto un maestro. L'integralismo non ha luogo nel Corano. Il versetto 99 della decima sura dice: se Allah avesse voluto fare di tutti gli uomini dei credenti, lo avrebbe fatto lui. Cioè, non l'ha fatto. Il versetto prosegue dicendo: tu chi diavolo sei per costringere un uomo a credere con la forza contro la sua volontà? Quindi il Corano rispetta anche il non credente, per non parlare delle altre religioni. E con la gente del libro parla solo nel modo più cortese, di loro il vostro Dio, il nostro Dio, ciò in cui voi credete e ciò in cui noi crediamo. Però è ovvio, come nella Bibbia, nel Vangelo, ci sono anche i versetti, perché non sono state ispirate dal Padre Eterno, le hanno scritte i biblisti, c'erano quelli di sinistra e quelli di destra, come in tutto, sempre è stato così. Le grandi dottrine generano queste cose, però bisogna sapere leggere e assumersi la responsabilità.
Sapete, io dico, quando faccio i miei spettacoli, rivolgo una benedizione al pubblico dicendo... Ah, scusate, rivolgo una benedizione, io nei miei spettacoli alla fine rivolgo una benedizione al pubblico, ogni tanto c'ho anche preti e suore che si schiantano, esatto, e dico che Dio vi benedica, vi protegga, vi dia lunga vita e salute, però c'è una condizione, non dovete credergli, perché da lunga frequentazione noi lo abbiamo capito, il buon Dio nella sua infinita misericordia sopporta i credenti, ma preferisce gli atei. E dico, e sapete perché? Perché non stanno a tirargli la giacchetta tutti i minuti per avere dei piaceri. Allora, ecco, bisogna, si può parlare di spiritualità solo in chiave di paradosso. Allora, è così, io dico sempre che quando, voi sapete che quando Mosè portò fuori gli ebrei dall'Egitto, quando lui salì nel monte Sinai per ricevere le tavole della legge, siccome non lo vedeva, fu questione lunga, vi racconto una storiellina. Mosè che scende dopo aver ricevuto le tavole della legge, dice: una notizia buona e una cattiva. Allora gli ebrei disperati, prima di attraversare l'Egitto, la scrivono, dicono: no Mosè, guarda, per sopportare quella cattiva ci devi dare prima quella buona. Allora dice: ragazzi, sono riuscito a scendere da 15 a 10. E la cattiva, per la masturbazione non c'è stato niente da fare. Vabbè, allora loro, credendo che Mosè non sarebbe più ritornare, cosa hanno fatto? Si sono costruiti l'idolo d'oro, il vitello d'oro, sono tornati in Egitto. E Korach, quello che li guidava, disse: torniamo in Egitto, almeno lì si mangia. E quando Mosè scese e vide quello schifo, tanto spezzò le tavole della legge, e c'è una tradizione che dice Dio rise quando Mosè spezzò le tavole della legge, perché Mosè le spezzò perché dice: se io gli porto due tavole di pietra, loro non guarderanno le parole, guarderanno l'oggetto e si inchineranno come davanti al vitello d'oro. E allora le tavole furono rifatte. Come? Le parole non erano né in basso rilievo, né incise, né in alto rilievo, erano traforate, perché si capisse che il messaggio doveva essere capito attraversando le parole. Quindi è una bellissima interpretazione, e poi facevano vedere il futuro, lo spazio che aprivano. Va bene, ma secondo me quelli che volevano tornare in Egitto furono sconfitti. C'è un bel libro di uno studioso ebreo americano che si intitola Esodo e rivoluzione, e paragona Mosè a Lenin, cioè l'epurazione del partito. Furono epurati quelli che volevano tornare in Egitto, e però molti di loro riuscirono a sfangarla nascondendosi. E poi nascono le varie correnti. Io vi dico, ci sono parlato con dei rabbini autorevolissimi, ho parlato delle mie interpretazioni, ma è assolutamente corretto quello che dici sullo straniero. Vabbè. Comunque, tornando a noi, allora, questi che si attaccano alla Bibbia sono evidentemente blasfemi, perché dicono sempre a Dio quello che lui pensa, lo trattano come un minus habens. Dio ha detto, Dio ha fatto, e chi te l'ha detto? Fai vedere le ricevute fiscali delle colazioni col Padre Eterno. Cioè è proprio fuffa oltre che schifosa, però sono tremendi, perché il fascismo declinato col fanatismo religioso non ragionano. Se voi vedete certi coloni, sono completamente andati. Dicono: noi siamo giudei, la Giudea è no. Ma che cazzo sei tu? E questa cosa è stata permessa da che cosa? Che progressivamente i pensieri laici che avevano dato vita al sionismo hanno perso forza, perché i religiosi fanno figli
Un mio amico rabbino ne ha fatte 17 con la stessa moglie. E badate che non è un precetto della Bibbia fare figli. La Bibbia, una donna ha diritto di prendere anticoncezionali, l'uomo no, perché lo farebbe semplicemente per il suo porco piacere, ma la donna ha diritto di difendere il suo corpo. Allora, perché quando io gli ho detto, ma smettere, eravamo molto amici, ma smettere, sei un coniglio, cioè, e lui mi ha detto, tu fai, beh, veramente io non ho figli, devo lavorare anche per te, cosa devo fare io? E poi gli ho detto, ma dai, ma esageri. Allora lui si è abbuiato e mi ha detto una cosa, sai quanti ce ne hanno portati via? Perché il prezzo più alto pagato dagli ebrei nell'olocausto l'hanno pagato gli ortodossi e i rivoluzionari, comunisti, socialisti, bondisti. Quindi, però fanno tanti figli. Poi sono arrivati quelli che sono venuti via dalla Russia quando Gorbaciov ha aperto le porte, e quelli sono venuti carichi di risentimenti nei confronti di quello che abbiamo visto, come sempre, no? Noi protestiamo sempre contro il luogo in cui viviamo. Lo dicevamo prima, dove sei? Chi mi ha portato qui? Dove è andato? Ah, scusa. Come vedi sono rincoglionito. Ti racconto un'altra storiella. Siamo in due. Vi racconto due brevi storielle su questo. C'è una donna ancora ben portante ebrea con la figlia che la tiene a braccetto, e lei gli dice, la mamma, la figlia, Deborah cara, chi è stato quel meraviglioso dottore tedesco che mi ha fatto perdere la testa? E la figlia dice, Alzheimer, mamma, Alzheimer. Invece quest'altra è, due vecchi ebrei si incontrano per strada e uno dice all'altro, Yankel, tu che sei uomo di studio, cosa è meglio, arteriosclerosi o Alzheimer? E l'altro a colpo sicuro dice, arteriosclerosi è bellissimo. Ma come puoi dire una cosa del genere? Scusa, è una patologia. Io sento che è terribile. No, sbagliano. Perché se ce l'hai arteriosclerosi, dimentichi che ce l'hai Alzheimer. Allora, dicevo così, non mi ricordo più cos'è che volevo dirvi, cos'è che mi avevo detto. Vabbè, e insomma, questa cosa dei, sono venuti risentiti. Dicevamo, no, che quando fanno un'isola pedonale, tutti i commercianti dicono saremo alla fame. Io l'ho visto a Palermo, Leo Luca Orlando ha fatto la pedonale in via Macheda. Ah. Allora, tutti vanno a fare la spesa in via Macheda. E invece via Roma, dove le macchine vanno, adesso quelli di via Roma vogliono anche loro l'isola pedonale. È un po' nella natura della gente, no? Allora, perché circolava una storiella ebraica a proposito, un ebreo vuole emigrare nei tempi in cui non concedevano l'immigrazione. Allora va dal funzionario e dice che vuole emigrare, no? E allora lui gli dice, brutto bastardo, perché te ne vuoi andare dall'Unione Sovietica? Il tuo lavoro non è buono qui? E l'ebreo dice, non mi posso lamentare, di un po', e la scuola dei tuoi figli? Non mi posso lamentare, e il tuo livello di vita? Non mi posso lamentare. Allora perché te ne vuoi andare in Israele? Lì mi posso lamentare. Allora è un po', no. Quindi sono arrivati 1 milione di ebrei sovietici, molti dei quali non erano ebrei, si sono passati per ebrei. Allora, voglio dire, è cresciuto questo risentimento e quindi è andato forza alle destre, e le destre si sono radicalizzate progressivamente, perché i nodi erano venuti al pettine a un certo punto. O te ne vai dai territori dei palestinesi, va bene, e quindi è successa questa cosa terribile. E poi voglio dirvi che molti ebrei di Israele hanno vissuto un cortocircuito psicopatologico. Gli ebrei sono stati vittime nella Shoah, le vittime più spaventose. Arrivati in Israele, progressivamente sono diventati vittimisti, cioè quelli che non sono vittime, ma fanno sempre le vittime. Per esempio, quando bombardavano Gaza, margine protettivo o piombo fuso, tu andavi a intervistare un funzionario israeliano,
Ma è terribile. Eh sì, noi poveri ebrei israeliani siamo le vittime. Cazzo, c'erano stati 2.700 palestinesi morti. Il vittimismo è terrificante perché ti giustifica ad ogni cosa. Sapete qual è stato l'esempio più tragico di vittimismo? I nazisti. Perché Hitler non voleva sterminare gli ebrei perché aveva l'uzzolo. Lui diceva, se non sterminiamo gli ebrei, loro distruggeranno la Germania. Siamo noi le vittime degli ebrei. Armato fino ai denti, mentre fai quello che fai, è come sputare sulle ceneri dei morti di Auschwitz. Sei questo che stai facendo. Io ho scritto anche, ho scritto nel mio librino, che secondo me il sionismo ha una latenza antisemita. E vi dico perché. Quando ci fu l'attentato, ve lo ricordate, al locale francese Bataclan? Quando ci fu l'attentato, Netanyahu andò in Francia e disse, non siete sicuri in Francia, venite in Israele. Il rabbino capo di Francia si incazzò come una bestia proprio. Io scrissi questo, ma Netanyahu vuole finire il lavoro di Hitler? Niente ebrei in Europa? Perché un ebreo non può vivere dove cazzo gli piace a lui. Capite questa latenza di assumere? E non è un caso, sapete, si parla a volte di lobby ebraica, è una definizione impropria, c'è una lobby israeliana negli Stati Uniti. L'AIPA che è fatta da ebrei sionisti, ma la lobby più potente sono i cristiano evangelisti. Sono ricchi smisuratamente, sono 70 milioni potentissimi e loro hanno una teoria millenarista, che se tutti gli ebrei torneranno in Israele ci sarà la seconda venuta di Gesù. E se tu chiedi a loro, ma e quando verrà per la seconda volta Gesù, gli ebrei cosa faranno? Beh, quelli che si converteranno a Gesù saranno salvi e gli altri si fottano nelle fiamme dell'inferno. Quindi loro sono ultrasionisti e antisemiti. Per Trump vota gran parte della feccia antisemita d'America. Il loro mostro è George Soros, il famoso finanziere ebreo, e loro fanno sfilate con le fiaccole dicendo «The Jews will not replace us», gli ebrei non ci sostituiranno, perché sono convinti che gli ebrei vogliono fare la sostituzione dei popoli, come dicono i nostri fascisti. Allora ecco questa alleanza micidiale. Sono riusciti a fare, diciamo, gli sionisti ad avere come complici gli antisemiti. E questo crea mille difficoltà e mille problematiche, per cui la situazione si fa molto complessa. Però è mia persuasione, naturalmente è solo una mia opinione, che Israele finirà per implosione. Mi è arrivato a casa il libro della miglior storica di storia dell'ebraismo, un'ebrea italiana che si chiama Anna Foa, intitolato Il suicidio di Israele. Perché è molto probabile che anche in Israele possa scoppiare una guerra civile, perché i fanatici e i fascisti sono armati fino ai denti. Gli ha armati l'esercito israeliano perché voleva cacciare i palestinesi dalla Cisgiordania. Ecco, questa è, io non sono un profeta, ma io faccio questo tipo di possibile esito e non sono l'unico. Parlano molti di suicidio di Israele ormai, perché ha perso ogni statuto di credibilità. Diventerà un paese paria, avete visto quando Netanyahu ha parlato all'ONU, il 90% sono usciti. E subito dopo ha parlato l'ambasciatore giordano, che ha detto, io mi impegno a nome di 27 paesi arabi e musulmani a riconoscere pienamente Israele, a garantire la sua sicurezza, se loro restituiscono ai palestinesi le loro terre.
Avete sentito sui giornali una parola di questo? Perché Netanyahu non ci pensa neanche. Però mettersi contro, la, anche se hanno fatto a pezzi, hanno fatto carne di porco della legalità internazionale, però il simulacro è sempre lì. E perché io mi interesso particolarmente dei BRICS? Sono andato a Pietroburgo perché l'argomento del forum decennale erano proprio i BRICS. E perché i BRICS vogliono la riforma dell'ONU. Una riforma molto intelligente, che tolga quei diritti di veto e stabilisca le regole per cui è l'ONU che interviene per dirimere le controversie internazionali. E non c'è uno che di fronte a uno sconcio, a un genocidio dica io voto contro. Ficcati quel dito dove te lo dico io. Un giorno si potrà dire questo agli Stati Uniti d'America. E sarà una grande giornata per tutti noi. Grazie compagni. Beh, io ho, ogni volta che sento Moni, non dico che ho quasi un orgasmo, ve lo dico in maniera, no, nel senso che ha una capacità. Ma spiegami che invece le ragazze non fanno così, scusa. Chiedilo loro, devi chiedere a loro, io non so niente. No, lo dico perché ha una capacità incredibile di raccontare, di narrare, e ci dice delle cose che ci costringono a riflettere, perché non dice delle banalità, no? E quindi io veramente lo ringrazio, lo ringraziamo come partito della Rifondazione Comunista. Credo che il suo contributo anche in questi giorni, dove sta girando, ma gira come un matto, deve anche riposarsi, glielo gli do un consiglio, per la causa del popolo palestinese. Credo che noi tutti dobbiamo essere solidali con quel popolo, dire che quello che sta avvenendo a Gaza e col fronte nuovo che si sta aprendo nell'altra parte, in quell'altro paese, è un genocidio. Poi tutti storcono il naso perché dicono no, non si può parlare di genocidio, no, il genocidio è stato solo quello, no? Che è una falsità storica. No, di genocidio, cioè, gli armeni, no, però sappiamo chi abbiamo di fronte, ormai sappiamo chi sono i nostri nemici, purtroppo sono tanti, e io credo che da un punto di vista culturale, organizzativo, cioè noi ci dobbiamo attrezzare per una nuova resistenza, ve la metto così, perché penso che andremo di fronte a tempi molto bui e dovremo avere la consapevolezza di quello che sta accadendo. E quindi, care compagne e care compagni, io credo che dovremo darci tutti, indipendentemente se siamo dentro al partito o non il partito, io credo che dobbiamo ricostruire un senso di comunità, una comunità che abbia la voglia e lo spirito giusto per andare a contrastare tutte le schifezze che stanno passando. Io chiudo perché poi dopo c'è Claudio che mi guarda, ma c'è il pranzo che giustamente va, come dire, ricordato, ma dico due parole su quella che voi vedete appesa a questo tavolo. È il simbolo di quelle che sono le brigate di solidarietà attiva che stanno operando anche questi giorni nei territori della Romagna dopo la terza vergognosa alluvione. E le brigate, ve la faccio breve, nascono nel 2009 durante il terremoto dell'Aquila. Una sera decidemmo di dare vita a questa struttura perché eravamo tanti volontari, molti erano del partito, e decidemmo di dar vita alle brigate. Da allora si sono aggiunti anche compagni e compagne, per fortuna non di Rifondazione Comunista, ma delle aree più varie, dei centri sociali. C'è una brigata di Emergency che oggi sta lavorando giù in Romagna. E, beh, insomma, il problema oggi è che noi andiamo di fronte ad un dramma che nel giro di un anno e mezzo tre alluvioni, e poi ci vengono a raccontare che avevano fatto i lavori, avevano consolidato, avevano fatto. Tutto questo è falso. La disperazione di quelle popolazioni, se voi passate, avete amici, conoscenti, ma volete anche andare giù a dare una mano, siete comunque benvenuti, perché c'è bisogno veramente di tanto e di tutto. Oggi apriremo praticamente quella che sarà la terza fase dell'intervento degli aiuti. Tra pochi giorni dovremo riuscire ad aprire un centro di raccolta a Bologna, all'interno del circolo Arci delle Caserme Rosse, per raccogliere roba da mangiare, no?
dalla Pasti, Pelati, lo scatolame, perché è quello che si riesce a gestire. Tenete conto che là le case sono state, la gente ha dovuto buttare tutto, per la terza volta sottolineo, per cui non è che hanno la cucina, il frigorifero, quindi se, noi abbiamo allestito delle povere cucine, stiamo cercando anche di dare i pasti, ma la situazione è veramente difficile. Chiudo con una polemica che mi perdonerete, ma la devo fare dopo tanti anni che appunto con le brigate intervengo, e le brigate sono intervenute in tutti i terremoti, in tutte le alluvioni, due emergenze neve, due incendi, insomma abbiamo fatto quello che potevamo e abbiamo sempre trovato di fronte a noi un grosso problema. Non i volontari, perché su questo bisogna dire che i volontari della protezione civile sono donne e uomini meravigliosi, che si sbattono, rischiano la pelle anche loro, perché si rischia andare in certe zone, ma i gruppi dirigenti della protezione civile, che non vogliono in nessun modo, ci hanno boicottato negli anni, anche adesso, in tutti i modi, perché non siamo, per loro non siamo riconosciuti, è uno schifo. La popolazione se ne sta accorgendo, visto che siamo a lavorare insieme a loro, e quindi sta aumentando anche un tantino quella giusta rabbia, perché insomma la gente comincia a essere stanca. Il lavoro da fare è ancora tanto, davvero, chi vuole dare una mano poi magari me lo dice, ma soprattutto quando lanceremo in maniera ufficiale l'appello per la raccolta dei generi alimentari alle caserme rosse, cercheremo di diffondere l'appello il più possibile e vi prego aiutateci, perché è l'unico modo per dare veramente una mano. E noi abbiamo questo slogan che noi ripetiamo sempre: dal popolo per il popolo. Grazie. Volevo riferirvi di un appello fatto dal professor Alessandro Barbero, grandissimo storico, a favore dell'ANPI, perché questo governo, non a caso, vuole togliere i finanziamenti all'ANPI. Allora io ho scritto al professor Barbero, che sono con lui e poi anche ai compagni dell'ANPI, e con l'occasione vi dico: guardate, l'orrore diretto forse finirà in Palestina, magari finirà nei bombardamenti, è il momento più pericoloso, non distraete mai più lo sguardo fino a quando non avrà il proprio principale diritto, il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla libertà. E pensate che un ammiraglio dell'esercito israeliano, ex comandante dei servizi segreti dell'esercito Shin Bet, che si chiama Ami Ayalon, ha detto questo, ce l'ho su YouTube: Israele avrà la sua sicurezza solo quando i palestinesi avranno la loro libertà e i loro diritti. Quindi esiste anche gente così, grazie a Dio. Allora, quindi noi dobbiamo, perché nella Palestina si gioca qualcosa che ha un riverbero sulla condizione di tutta l'umanità in questo momento, e io vorrei che noi facessimo anche una battaglia contro certi moderati dell'ANPI. Il popolo palestinese il 25 aprile ha pieno titolo di marciare davanti a tutti, perché i nostri partigiani hanno combattuto per l'idea di libertà, di diritti e di integrità anche dei popoli, oltre che delle... Quindi no, tutte quelle robe hype, la comunità ebraica, facciano un po' quello che gli pare a loro. Io quando vengono, una volta ho chiesto a Torino, sai, organizziamo un convegno sulla Palestina, vengono a protestare. Io ho detto: no, datemi una carica, li incontro io. E gli dicono: scusate una cosa, voi siete israeliani? Ah, noi li siamo ebrei. Che cazzo volete qui? Nessuno sta parlando degli ebrei italiani o degli ebrei fuori. Quindi questa è la questione di Israele. Se qualcuno deve protestare, venga a noi rappresentanti dell'ambasciata, perché è ora di finirla anche con questa cosa. Allora, sei cittadino italiano? Va bene, io mi considero cittadino italiano, europeo, cittadino del mondo, perché a me le nazioni non mi piacciono niente, però questa è la mia attribuzione, e sono anche ebreo. E allora?
c'è Israele, se tu parli di Israele dei palestinesi vengano loro, come vengono i rappresentanti dei palestinesi. A me qualche volta mi hanno detto vieni tu per fare la controparte, gli ho detto guarda che ti mangio gli attributi e te li sputo nei denti. Come? Io sono un cittadino italiano europeo e prima di tutto sono un essere umano. Allora queste cose vanno anche queste sconfitte, dire noi siamo l'ampi e quindi in quanto ampi noi stiamo a fianco a tutti i popoli che si battono per i loro diritti e la loro libertà, chiunque essi siano. Allora bisogna evitare questi equivoci, io ho voluto fare un atto forte da parte mia e siccome sono anche amico di alcuni funzionari dell'OLP ho chiesto la cittadinanza palestinese se ci sarà lo Stato palestinese, perché basta con questa storia. Io voglio, prima di morire, sarebbe il mio sogno ricevere un passaporto che è così, abitante del pianeta Terra. Abitante del pianeta Terra, europeo, residente in Italia, questo dovrebbe essere. Il grande sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha fatto la carta di Palermo con dei giuristi molto autorevoli chiedendo l'abolizione universale del permesso di soggiorno. Ed è una cosa molto semplice, un essere umano non decide dove nasce, deve poter decidere dove vive e dove muore. Grazie compagni, ciao, a presto. Grazie ancora. Grazie.